Dimmi quando sei pronto che cominciamo. È acceso? Senza filtro, punto biz, titolo ai vostri cari, portate una carezza di miliardi a senza filtro, punto biz, così ci seguono in parte. Uno, hey. Me la schiarisci un po', dandomi delle medie attorno a 2000 Hz. Ah, uno per avere un po' più di medie. Oh, così, senza tagliare le basse che mi servono per me. Anzi, se vedrai un po' di più di basse. Ehi, ma... Oh, così. No, no. Anzi, se mi dai un po' più di freschezza in alto, in generale. Si vede che la conosci. Ah, e sa. Sì, un pochino meno. Soprattutto quando parlo. Siamo pronti? Andiamo. Attenzione. Allora, buonasera, voi ci siete a casa, buonasera qui tutti voi a Mercoscuola di Roma per quello che è un altro dei nostri giovedì sulle mattonelle magiche, perché noi non sappiamo ancora chi c'è da questa parte, guarda di qua. Ma le mattonelle magiche portano sempre, come dire, un ospite che ci permette di fare un viaggio molto particolare all'interno della buona musica italiana. Noi diciamo sempre che le canzoni hanno dei percorsi misteriosi per restare dentro di noi dopo molto tempo. E questo stasera lo constateremo bene, perché se noi siamo quello che siamo, io dico senza troppa retorica e senza troppe chiacchiere, lo dobbiamo anche a questo ragazzo che è alle mie spalle e che adesso presenteremo, uno che ci ha insegnato tante cose e che, al quale dovremmo essere grati anche per aver detto recentemente che i politici questi qua non mettono neanche una canzone, e quindi questo va a onore della sua, come dire, della sua tempra e del suo pensiero, che resta sempre vigoroso e ci insegna molto. A Sanremo ci ha insegnato moltissimo con una canzone che poi sentiremo probabilmente, che parlava di Dio in un modo che altri non hanno saputo fare, parlare di Dio lì sotto il palco dell'Arisa. Ci ha regalato un CD che invito tutti ad acquistare, perché al di là di quella che potrebbe essere una tentazione, come dire, filologica, di andare a recuperare la buona musica italiana di questi ultimi 40 anni, questo suono è vivo più che mai, questo suono è oggi, questo suono ci serve come il pane per non farci scippare neanche una cellula della nostra anima, come invece stanno facendo tanti qui fuori. E allora, grazie da parte mia e da parte di tutti voi, è un giorno finale. Voglio essere solo mai.
sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sapore dolci lungo i muri, bandiere teme più sotto il sole. Passa un treno, era un temporale, sì, forse lo era. Ma lei chinava il capo per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiara in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. Oh, no, non voglio essere solo, no, ma non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. Non voglio essere solo.